Vado, comincio io. No, due. Allora, intanto le chiedo, evidentemente con una battuta, che la voce di Conte regge i 90 minuti, ancora non regge i 120, mi pare di capire. No, ma da subito ho avuto problemi di voce, quindi dopo 15-20 minuti ho iniziato ad avere problemi di voce e quindi mi chiamava spesso per le indicazioni in campo. Allora le chiedo di trasferirci quali sono le emozioni di Conte comunque per questo obiettivo importantissimo conquistato, e poi dal punto di vista tattico invece le chiedo, con l'ingresso in campo di Borriello, cosa vi aspettavate di diverso e se ha fatto quello che vi aspettavate? No, volevamo la finale e di rivivere certe sensazioni importanti come quella partita di questa sera. I ragazzi, in merito va a questi giocatori che stanno facendo da inizio campionato un qualcosa di straordinario, e credo che Antonio è riuscito a trasmettere questa voglia di non mollare mai, e la prova nei tempi supplementari la squadra ha trovato brillantezza, ha costruito 3 palle gol prima del grande gol di Mirko. L'entrata di Borriello ha fatto quello che gli è stato chiesto. E Ale era in difficoltà dopo più di un'ora e il cambio, anzi, tutto ok. Questa finale è importante anche per la rincorsa al Milan in campionato, vi dà motivazione dal punto di vista psicologico in più? No, andiamo avanti per la nostra strada, da domani penseremo all'Inter, fermiamoci a questa sera, a questa grande partita. E contenti di aver raggiunto la finale. Grazie. Con un Del Piero visto così stasera, davvero ve la sentite di lasciarlo andare via giugno? No, ma queste cose qui sono cose che non mi riguardano, quindi poi sarà un'altra sede, insomma. Grazie. Ok? Ciao.